Ciao e benvenuto, benvenuta a questa video lezione sui miei tonnarelli, asparagi, burro e parmigiano. Vediamo subito quali sono gli ingredienti e le caratteristiche di questa ricetta. Serve un parmigiano, possibilmente almeno un 24 mesi, un buon burro, mi raccomando, un burro buono è giallo di solito, no? Bianchiccio, dei tonnarelli all'uovo e degli asparagi. Particolarità sugli asparagi, mi raccomando, sceglieteli belli croccanti, devono essere turgidi. Un trucchetto: quando li comprate, di solito alcuni hanno della carta. Se potete, sbirciate sotto quella carta perché vi accorgerete che alcuni asparagi magari sono un po' raggrinziti, hanno delle piccole rughette, vuol dire che sono un po' vecchi. Se invece sono freschi, sono belli rigidi. Allora, io vi faccio vedere anche un metodo che ho utilizzato per conservarli in frigorifero. Io ho utilizzato questo. Questo è un contenitore che può andare sottovuoto, è della Zwilling e ha questa piccola pompetta al vuoto. Vi faccio sentire il rumore. Sì, perché era praticamente sottovuoto il contenitore. Infatti mi permette di aprirlo. Questo quando lo vado a chiudere. E me lo metto sotto vuoto tranquillamente. Va bene, continuo, proseguo. Allora, prima operazione, oltre all'operazione, vi devo dire anche due strumenti che vi servono per questa ricetta. Vi serve un pelapatate e un tagliapuntarelle. Sì, lo so che non ci sono le puntarelle, ma servirà. Allora, prendete gli asparagi, lavateli, mi raccomando, come prima cosa. Poi quello che dovete fare è rompere la parte più bassa, che è quella che di solito è bianca oppure violacea. Ma la parte finale vi basterà piegarla piano piano, tac, e si rompe. E questo è uno scarto che poi vedremo come utilizzare. Poi li mettete su un tagliere o su un piano di lavoro, mi raccomando, e da metà in giù, con il pelapatate, tagliate, togliete la pelle. Allora, perché sul tagliere non a mano? L'istinto è farlo al volo qua sopra. Perché se lo fate qui in alto, quando andate a piegare, questo vi si spezza. Allora, che cosa ci faccio con tutte le pellicine che mi avanzano? Le metto comunque in una ciotolina e me le tengo da parte. Quindi vi passate tutti i vostri asparagi in questa maniera. Allora, per questa ricetta, il consiglio che vi do quando andate a comprarli, sceglietevi il mazzo con gli asparagi più grossi, quelli più cicciotti. Sì, perché più sono grossi, meno lavoro farete, ovviamente. Se sono quelli piccolini, sarà tutto molto più complicato. Allora, eccoci qua. Allora, poi. Una volta pelati gli asparagi, gli tagliate la punta. Ecco qua. E le punte le tagliate a metà. A metà come per lungo, in questa maniera. Intanto ho messo l'acqua a bollire. Tagliate le punte a metà. Poi vi prendete il tagliapuntarelle, sì, perché il tagliapuntarelle è un oggetto che a Roma si conosce molto bene, forse in giro per l'Italia si conosce un po' meno, è molto utile per chi apprezza le puntarelle, però in realtà è uno strumento che si può utilizzare con molti altri vegetali. Sì, perché come in questo caso io prendo il mio asparago e lo inserisco sul tagliapuntarelle dal lato dove ho tagliato la punta. Okay, perché quello è quello più delicato. Quindi lo vado a infilare sul tagliapuntarelle. Il risultato che ne uscirà sono tantissimi tonnarelli. Sì, perché la forma di quello che uscirà è un profilo quadrato, esattamente quadrato, e che assomiglia tantissimo alla nostra pasta. Perché questo? Perché la caratteristica di questa ricetta è proprio che una volta mantecata e finito il piatto, noi avremo circa il 50% di pasta e il 50% di tonnarelli di asparagi.
ci alziamo l'acqua, la portiamo a bollore, sì, perché voglio precuocere i tonnarelli, sì, perché i tonnarelli di asparagi, perché la precottura ci permetterà di avere un colore bello verde agli asparagi e in più ce li ammorbidirà. In questa maniera, quando li andremo a mantecare, si avviluppano bene con la forchetta. Faccio rivedere un altro di questi, anzi, questo lo vado a fare proprio vicino alla camera così si vede bene. Eccolo qua. Allora, quando l'acqua bolle, mi raccomando, aspettate il bollore dell'acqua, li potrete andare a immergere nell'acqua bollente. Tutti i vegetali verdi, quindi che hanno clorofilla, per rispettare questo colore, per avere un bel colore verde, consiglio, sentirete dire tante cose, metti un po' di sale nell'acqua, metti un po' di zucchero. L'unica cosa che funziona è esattamente lo shock termico, che vuol dire acqua bollente, quindi deve bollire, non deve essere sobbollire, un po' di meno, le bollicine a occhio di granchio, come dicono, cioè. No, deve bollire l'acqua, questo è molto importante. Si cuoce per il tempo necessario, quindi lì scegliete voi quanto devono essere più morbidi o meno morbidi, e poi devono essere freddati immediatamente. Ecco perché io mi sono preparato una ciotola con dell'acqua fredda. Se avete del ghiaccio, meglio ancora, se no mettetela in frigorifero e tenetela bella fredda. Poi se avete un abbattitore di temperatura, meglio. L'acqua sta bollendo. A questo punto posso andare a cuocere i miei asparagi, i tonnarelli di asparagi. Allora, dato che il tagliapuntarelle non vi taglierà tutti i tonnarelli uguali, ci sarà quello più sottile e quello più grande, quando li andate a controllare per la cottura, mi raccomando, scegliete quello più grande, quello più quadrotto, perché sarà quello che rimarrà un pochettino più duro. Perché controllare quello e non quello che si scuoce prima? Perché se ve ne rimane qualcuno un po' troppo rigido, dopo mantecarli con la pasta rimane un pochettino più difficile. Nel frattempo, io mi preparo la mia padella con il burro. Allora, perché questo? Perché io il burro lo devo sciogliere. Allora, potrei mettere la padella su un fuoco, ma perché sprecare altra corrente o altro gas quando io ho già un calore residuo, quindi posso utilizzare il sopra, il vapore, per sciogliere il mio burro, ok? Un po' di parmigiano me lo sono grattugiato prima, così ce l'ho già pronto. Io qui avevo il pezzetto di parmigiano, l'avevo poggiato sul mio Apepak, che è il foglio di cotone intriso di cera d'api con il quale conservo, per non utilizzare pellicola, il parmigiano in frigorifero. Allora, intanto stanno cuocendo i nostri tonnarelli che poi dovrò, di asparagi che poi dovrò freddare. Però perché io mi ero tenuto da parte queste bucce degli asparagi? Perché per dirvi cosa ci si può fare, queste possono andare a finire in un brodo tranquillamente, oppure possono essere messe nell'acqua per un po' di tempo per insaporire ancora di più quell'acqua, perché dopo, quando ci andrò a cuocere la mia pasta, la pasta si insaporirà di più gli asparagi. Oppure, insieme agli altri scarti, che sono le parti più dure, potete farci anche una vellutata o una crema. Allora, ce li andiamo a controllare. Vado a prendere quello più rigido, eccolo qua, questo è quello più grande, vedete. Ce ne sono alcuni che già si piegano. Questo è un pochettino più rigido, che è quello che è venuto più grande di tutti. È normale, eh? Tra l'altro, i tagliapuntarelle con il tempo si allentano leggermente, quindi i fili non sono più paralleli e non mi vengono tutti più precisi. Allora, mentre cuociono quelli, vi faccio vedere una cottura in contemporanea che si può fare con un passino.
voi potete prendere le vostre punte, metterle nel passino e andarle a immergere nell'acqua. In questa maniera farete due cotture in contemporanea, sì, perché le punte una sbianchitura la devono ricevere, sbianchitura perché è una precottura, non c'è bisogno di cuocerli. Quelle se rimangono croccanti, anzi molto croccanti, è meglio. Parliamo di 30 secondi, un minuto, non di più, mentre gli asparagi se li fanno 3-4 minuti, va bene. Appena immersi il verde è bello vivo, quindi nei primi minuti di cottura il verde è molto vivo. Poi dopo, se io li lasciassi freddare a temperatura ambiente, quel verde mano a mano va a rovinarsi perché è la clorofilla, come vi dicevo prima. Ecco, questi sono veramente molto belli, molto, molto verdi. Adesso li vado ad immergere subito nella mia acqua per freddarli. Acqua fredda, mi raccomando, se avete del ghiaccio meglio, altrimenti tenete l'acqua in frigorifero. Controllare questi. La maggior parte sono morbidi, sì, anche quelli grandi, quindi a questo punto io li posso prendere e li vado a immergere nell'acqua fredda. L'acqua è diventata un po' verde, ovviamente, e ha preso un po' di sapore dell'asparago. Ok, le punte sono fredde, quindi non le posso mettere da parte. Mi vado a calare i tonnarelli. Già me lo immagino, mio papà che dice, sono pochi. Possiamo mettere il sale nell'acqua. Il burro si è sciolto, mi raccomando, non mettete parmigiano prima di aver fatto tutto il resto. Il parmigiano è sempre l'ultima cosa. Eh? I tonnarelli sono cotti, quindi a questo punto mi avvicino alla mia strumentazione. È lei che si lamenta. Ovviamente vuole la padella. In questo caso io ho fatto un piccolo errore perché quando ho preso la padella all'inizio non mi sono accertato che fosse da induzione. Sì, perché queste padelle non sono da induzione perché sono in alluminio. Infatti la piastra si lamenta come se non sentisse niente. Dovete assicurarvene guardando sempre sotto. E se il sotto è di alluminio siete proprio sicuri. Comunque c'è scritto sotto. Nessun problema, mi prendo un'altra padella adatta all'induzione. Con un leccapentole mi recupero il burro. Accendiamo. Poi mi prendo la mia pasta e i miei tonnarelli di asparagi, che sono belli verdi e abbastanza morbidi. Se vi portate con voi un po' di acqua di cottura, nessun problema, eh? Anzi, anche meglio. Un po' di acqua di cottura. Ecco, allarghiamo. Permettiamo al burro di mischiarsi con l'acqua, anche se sembra un po' strano perché acqua e burro non è che si mischiano molto, ma grazie all'amido della pasta si creerà una bella crema. Non lo fate asciugare troppo, perché dopo dovremo metterci il parmigiano. Quindi un po' più di acqua la possiamo mettere.
Ricordatevi sempre che nella mantecatura voi state continuando a cuocere la pasta, quindi non è che potete andare avanti all'infinito. Però è proprio in questo momento, quando l'acqua sta per finire, che la pasta vi caccia più amido e vi si crea la crema. Spegnete con la pasta un po' umida, sotto ci deve essere un po' più di crema. A fuoco spento, prendete il formaggio e lo andate a mettere piano piano girando. Allora, questa operazione verrebbe distinto da fare la spadellata, non c'è bisogno, potete tranquillamente girare utilizzando il vostro cucchiaio, continuando a girare. L'importante è che girate, girate, girate. In questa maniera il liquido che era in eccesso si andrà ad unire al formaggio e vi creerà la vostra crema. Girate, girate, muovete la padella. Basta il calore residuo della padella, e dell'acqua, sì, perché se è troppo asciutto il calore della padella diventa aggressivo, l'acqua tiene sempre a bada un po' la temperatura. Ok, fatto questo, ci prendiamo un bel piatto, ci prendiamo un bel mestolo. Ah, fate sempre caso che rimane sempre un pochettino di parmigiano sul retro del cucchiaio. Prendete la pasta, vi prendete i tonnarelli di asparagi, cercate di mettere più cose possibile dentro il mestolo e girate, 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 fino a che più o meno non avete nulla che avanza sotto, arrivate sopra, ruotate, e poi prendete tutto quello che rimane. Sughetto, non lo lasciate, mi raccomando. Pulite il piatto, un pezzettino di asparago è andato fuori gioco. Se volete ci potete mettere un'ulteriore grattata di parmigiano sopra e poi il piatto è pronto. Mi raccomando, a poca autonomia, questo va mangiato subito, importante, quindi sbrigatevi. Questi sono i miei tonnarelli, burro e parmigiano con asparagi.